Potete anche farmelo notare, e quindi l'attuazione del piano e della normativa e le prospettive che vorremmo darci. Per il primo aspetto, dati di contesto, mi piace sempre far vedere questa slide di inquadramento e alcuni dati che fanno capire come ci siano ancora molti margini di lavoro in regione da parte di tutte le amministrazioni su questo tema della bicicletta. Questi sono i dati che vedete delle matrici regionali origine, destinazione, passeggeri. È stata realizzata una prima matrice nel 2002, è stata una seconda matrice basata anche sull'impostazione della precedente, è stata elaborata nel 2014 come piano, come base per lo sviluppo del programma regionale della mobilità e dei trasporti 2016. Dalla matrice sono dati regionali, quindi danno un inquadramento complessivo, probabilmente a livello locale una rilevazione più affinata, più mirata, potrebbe dare qualche dato leggermente diverso. Comunque abbiamo circa 720.000 spostamenti giorno effettuati in bicicletta, che costituiscono circa il 4,4% del totale degli spostamenti giornalieri. C'è stato un incremento di circa il 10% dal 2002 al 2014. Quali sono i motivi per cui viene utilizzata la bicicletta? Per lo più motivi occasionali. Il 54,8%, lo vedete nella barra, nell'istogramma sotto orizzontale, una buona percentuale per motivi di lavoro, quindi il 37,9%, molto più contenuta l'utilizzo per motivi di studio, circa 5,1% circa, dato che può essere passato da alcune modalità di rilevazione, però dà l'indicazione di un ambito di lavoro abbastanza significativo per poter incentivare e sviluppare la mobilità ciclistica. Un focus sulla provincia di Varese, ripeto, sempre dati dalla matrice OD sul livello regionale. Gli spostamenti interni alla provincia di Varese, giornalieri, nel giorno feriale medio, sono circa 50.000, quindi il 4,3% del totale degli spostamenti, diciamo un valore allineato sostanzialmente con la media regionale. Sul comune di Gallarate parliamo di circa 5.500 spostamenti all'interno del comune di Gallarate, che costituiscono 9,5% del totale. Un valore che diciamo si colloca su un livello medio rispetto alle altre città della Lombardia, ma ancora non riescono a raggiungere i livelli degli esempi di punta lombardi che sono rappresentati in questo momento dalle città di Cremona, di Lodi e di Mantova, che superano diciamo abbondantemente il 14% degli spostamenti. Un confronto, e qui capiamo effettivamente facendo un benchmark internazionale, capiamo effettivamente che ci sono ampi margini di lavoro per sviluppare. Dobbiamo sempre prendere gli esempi altri, cioè chi è molto meglio di noi per ambire in alto e riuscire a raggiungere buoni risultati.
e qui parliamo dell'Olanda e della Danimarca come chiaramente due esempi che sono sicuramente molto importanti, dove in Olanda in particolare si supera il 25% del share. E così, anche se si ragiona in termini di insediamenti urbani, sicuramente gli esempi di Amsterdam, di Copenaghen, ma anche di città di dimensioni più contenute, che sono quelle indicate in blu, quindi medio-grandi, non aree metropolitane, sicuramente ci dimostrano come abbiamo effettivamente molto da lavorare. Quadro di riferimento regionale. Fin dal 2014 la Regione si è dotata di un piano regionale della mobilità ciclistica sulla base di una legge, che è la legge 7 del 2009, che già individua alcuni elementi importanti, che dà alcune indicazioni importanti relativamente allo sviluppo della ciclabilità in ambito regionale. In particolare, appunto, la legge 7 ragiona di diversi livelli di pianificazione tra loro integrati, dal piano regionale della mobilità ciclistica ai piani strategici articolati sul livello provinciale e sul livello comunale. Il piano regionale della mobilità ciclistica è stato assunto ed è entrato a far parte del programma regionale della mobilità e trasporti approvato nel 2016 in attuazione dell'altra legge che riguarda la disciplina prevalentemente la disciplina del trasporto pubblico, che è la legge 7/2012. Una breve scorsa sul percorso di approvazione del PRMC, che non è stato così breve, abbiamo visto anche la partecipazione e il contributo di FIAB. È iniziato sostanzialmente a fine 2012 per arrivare all'avvio della procedura di valutazione ambientale strategica a febbraio del 2013. Tutto il 2013 sostanzialmente per sviluppare tutto ciò che era necessario, tutto il documento oltre che la relazione ambientale, si è arrivato al parere motivato VAS a dicembre del 2013, mentre il 2014 è stata dedicata appunto all'approvazione, che ha visto una prima delibera di adozione della giunta, un parere della commissione consigliare competente e una approvazione finale in giunta del piano l'11 aprile del 2014. Obiettivi e strategie. Allora, diciamo che è un piano che ragiona ad un livello appunto regionale, quindi si pone alcuni obiettivi di quel livello che poi dovrebbero essere sviluppati dal livello provinciale e comunale. A livello regionale individua i percorsi ciclabili di interesse regionale, 17 percorsi ciclabili che poi vi farò vedere, dà alcuni elementi per l'integrazione con la rete locale, quindi sviluppa questa strategia. Strategia fondamentale è l'intermodalità del trasporto pubblico, in particolare ferroviario. Un tema importante, che è quello della riconoscibilità dei percorsi attraverso l'individuazione di una segnaletica, la proposta di una segnaletica unitaria a livello regionale e alcuni indirizzi appunto per la pianificazione locale e criteri per la programmazione. Questi sono i 17 percorsi ciclabili di interesse regionale che molti conosceranno e avranno avuto modo di conoscere. Come sono stati individuati questi percorsi? Nulla di nuovo, oserei dire, si è partiti innanzitutto dalla rete Provelo e dalla rete Digitalia, che sono due importanti riferimenti, chiaramente sono stati due importanti riferimenti non solo per la programmazione di Regione Lombardia, ma anche di tutte le altre regioni italiane che si sono mosse prima appunto della nuova legge statale, della nuova pianificazione statale. Ci si è confrontati con le regioni limitrofe e con la Svizzera. Sono stati individuati alcuni poli attrattori, siti UNESCO, insomma sono stati fatti ragionamenti anche di questo tipo. È stata tenuta in larga considerazione anche la pianificazione provinciale, che nel frattempo era stata anche sviluppata. Quindi di questi 17 percorsi appunto vedete segnati in rosso i tre percorsi
Valero, la via dei Pellegrini, la ciclovia del Sole e la ciclovia del Po, e in blu i percorsi che si sovrappongono anche con la rete Bicitalia. Per quanto riguarda la provincia di Varese, purtroppo Gallarate è al centro di un quadrilatero, non viene toccata direttamente dai nostri percorsi di interesse regionale. Questi sono i cinque percorsi, anche se il quinto non riguarda, che viene citato, non riguarda il vostro territorio, ma più di un quadrilatero a sud. Quindi abbiamo Ticino, la Pedemontana Alpina, la Greenway Pedemontana, la Valle Olona e, appunto, dicevo, molto a sud il percorso Villorezzi, che tra l'altro anche in un precedente convegno, un incontro che abbiamo avuto anche in provincia di Varese, abbiamo visto che sono stati anche loro assunti proprio come base di riferimento per lo sviluppo dei ragionamenti di livello provinciale. Questa è una slide che sintetizza, diciamo, il discorso dell'intermodalità della programmazione regionale, quindi non ragioniamo solo di ferrovie e alta velocità, ma dobbiamo ragionare in un'ottica integrata con tutte le componenti di trasporto, quindi dagli esempi di sharing, anche esteso al car sharing, possibilmente ecologico, alle biciclette, al bus, ai parcheggi. Logica assunta dal programma regionale per la mobilità e dei trasporti, e qui vedete alcune delle rappresentazioni. Il programma regionale che è stato approvato, di cui appunto il PRMC è diventato parte, non ragiona solo di una modalità, ragiona di più modalità e ragiona anche della possibilità di un'integrazione, sulla possibilità di un'integrazione dei diversi modi di trasporto. Soprattutto il programma regionale non parla solo di infrastrutture, ma parla anche di servizi di trasporto e della programmazione anche finanziaria dei servizi di trasporto futuri. All'interno del PRMT, il programma regionale della mobilità e dei trasporti, la mobilità ciclistica concorre a 3 su 7 obiettivi specifici, quindi ha un peso decisamente, viene dato, attribuito un peso decisamente significativo. I 3 obiettivi sono in particolare l'implementazione della rete regionale integrata, lo sviluppo dell'integrazione modale in relazione al trasporto collettivo e lo sviluppo della mobilità sostenibile. Cosa succede con le leggi di stabilità? Quindi abbiamo il nostro piano regionale della mobilità ciclistica, abbiamo il nostro programma regionale, in parallelo a livello nazionale, con le leggi di stabilità 2016-2017, si comincia a realizzare e ad avviare il percorso per la realizzazione del sistema nazionale delle ciclovie turistiche. Si avvia il percorso perché poi verrà la definizione di standard e criteri comuni per la progettazione del sistema nazionale delle ciclovie, e vedrà poi l'approvazione della legge 2 del 2018. Comunque, diciamo che il fatto che con le leggi di stabilità 16 e 17 siano state stanziate importanti risorse, circa 370 milioni, ragioniamo adesso euro più, euro meno, è stato un impulso e ha agito nel flusso particolarmente significativo al di là dello sviluppo del quadro normativo. Inizialmente con la legge di stabilità 2016 sono state finanziate 4 ciclovie, cioè Vento, Sole, l'Acquedotto Pugliese e il grande raccordo anulare delle biciclette di Roma. Si sono poi aggiunte ulteriori 6 ciclovie che danno appunto questa copertura del territorio nazionale. A livello regionale, quindi di sovrapposizione con il nostro piano, qui vedete appunto le 2 ciclovie indicate, Vento e Garda, che si sovrappongono, Vento in parte con la ciclovia del Po e in parte con un tratto della ciclovia dei Pellegrini, lungo il Naviglio Pavese da Pavia a Milano. E la ciclovia Sole, vedete, la ciclovia del Garda, che si è aggiunta con la legge di stabilità, l'attuazione della legge di stabilità 2017.
Ferrovie del Garda, che andrà a costituire in provincia di Trento, sul territorio della Regione Veneto e sul territorio lombardo della provincia di Varese, l'anello ciclabile intorno al lago. Elementi peculiari della legge, anche qui si inserisce un ulteriore livello di pianificazione positivamente, che è quello nazionale. Viene articolato rispetto alla legge regionale in modo un po' diverso il discorso relativo alla pianificazione provinciale e comunale, ma sostanzialmente vengono rispettati tutti i livelli che erano stati individuati. Quindi un piano nazionale che dovrebbe essere, per cui è stato avviato il processo di redazione, i piani regionali che dovranno adeguarsi, se già redatti, al piano nazionale, una pianificazione provinciale che viene prevalentemente ricondotta ai piani territoriali di coordinamento provinciali e una pianificazione comunale che viene sviluppata in relazione con i piani di governo del territorio e i PUMS, di cui appunto si parlava prima. La cosa interessante è che la rete ciclabile nazionale, cosa che è entrata anche nel documento di economia e finanza nazionale dall'anno scorso, è stata riconosciuta come infrastruttura di interesse strategico nazionale. Questo è un passo avanti estremamente significativo culturale e normativo, non indifferente, anche perché il riconoscimento di un'infrastruttura di interesse strategico nazionale per alcune ciclovie permette di accedere anche molto banalmente ai finanziamenti europei, cosa che non sarebbe concessa se non ci fosse questa condizione appunto di rispetto della condizione interessante. La legge prevede anche una relazione annuale sulla mobilità ciclistica, che vede un concorso appunto delle regioni e delle province autonome, che riguarda lo stato di attuazione fondamentalmente del piano di interventi per la mobilità ciclistica, però ancora tutta questa fase è in corso di elaborazione. Prospettive. Allora, la prima fase questa prima slide riguarda l'attuazione. Vedete prima le strategie che avevo esplicitato, come in questo periodo abbiamo attuato le strategie. Allora, un percorso a parte lo vedremo nella prossima slide, il sistema nazionale delle ciclovie turistiche, che avete visto si sovrappone con il piano. Abbiamo poi portato avanti tutta una serie di iniziative che riguardano il finanziamento di alcuni progetti specifici. Conoscerete il bando che è stato fatto in attuazione, che non è un vero e proprio bando, una manifestazione di interesse in attuazione della misura mobilità ciclistica del POR, che volutamente è stato indirizzato nell'ambito delle aree urbane della città metropolitana di Milano, secondo diciamo i vincoli che erano stati dati anche dalla programmazione europea, è stato indirizzato nella realizzazione di tratti di percorsi ciclabili di interesse regionale laddove o alla connessione dei percorsi ciclabili di interesse regionale con le stazioni o con i punti di interscambio del pubblico e laddove appunto nell'ambito fondamentalmente dell'area del territorio della città metropolitana il comune non era attraversato da percorso ciclabile regionale, è stato indirizzato a realizzare dei percorsi di collegamento con appunto gli interscambi del trasporto pubblico, percorsi che però dovevano avere una consistenza abbastanza significativa, quindi non erano quel collegamento magari limitato che si dice dal centro al cimitero, dalla stazione al cimitero, dovevano raggiungere un certo numero di chilometri. Per quanto riguarda poi, si sono sviluppati gli strumenti di conoscenza del piano, anche con delle rilevazioni specifiche dei ciclisti che sono state realizzate in collaborazione con FIAB, e si sta gradualmente implementando la banca dati con la georeferenziazione dei percorsi sul portale regionale supportato dal PCD Web, sostanzialmente, che è il portale che viene alimentato dai comuni nel momento in cui caricano e
sempre il proprio piano di governo del territorio. Di intermodalità con il trasporto pubblico, anche delle biciclette, si sono occupati altri strumenti, non solo specificamente di questo settore, per esempio le linee guida per la redazione dei programmi di vaccino rivolte alle agenzie del trasporto pubblico locale, e si è agito anche sulla formazione, si sta agendo anche qui in collaborazione sempre con FIAB e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, nel programma LIFE, cosiddetto progetto Prepare, che agisce per quanto riguarda la nostra direzione sulla formazione dei tecnici, quindi sulla formazione delle professionalità che dovranno occuparsi, che si devono occupare della progettazione appunto del percorso itinerario, piste ciclabili con diverse modalità. Tra l'altro a Varese è stato fatto recentissimamente, ieri, esattamente, il 5 ottobre la parte di formazione teorica e ieri la parte di formazione pratica in bicicletta per andare a vedere le varie situazioni. In Lombardia il Sistema Nazionale delle Ciclovie vedete che si è articolato appunto su queste tre ciclovie di cui prima vi parlavo. Una menzione particolare devo farla su Vento, perché noi siamo in capofila di tutto il progetto. Anche qui oneri e onori, soprattutto oneri devo dire, perché si è deciso, per quanto riguarda Vento, di fare una progettazione unitaria, quindi sulla base di uno studio di fattibilità che è stato redatto dal Politecnico di Milano, si è partiti con una progettazione di fattibilità tecnica ed economica unitaria per tutto il tracciato della ciclovia, quindi 680 km, un calcolo veramente molto, molto impegnativo, che vede coinvolte sostanzialmente attive su un tavolo di collaborazione congiunto le quattro regioni interessate, che di volta in volta hanno coinvolto appunto le province, 13 sono le province interessate, comprese le città metropolitane, e i comuni del territorio. Tra l'altro Vento e Sole sono state particolarmente fortunate, perché essendo entrate nella prima tornata, quindi nella legge di stabilità 2016, hanno avuto, come dire, una sorta di corsia preferenziale, e quindi hanno potuto già ricevere dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le risorse proprio a copertura del progetto di fattibilità. Il progetto di fattibilità che per Vento è in corso di redazione e quindi sarà pronto sicuramente entro l'anno. Per le altre ciclovie, diciamo a livello nazionale, purtroppo il GARD è rimasto legato a questo secondo gruppo, si sta ancora discutendo a livello nazionale del decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse che diciamo, dovrebbe prevedere, secondo l'intesa che era stata assunta con le regioni, 16,6 milioni attribuiti ad ogni ciclovia per avere cosa? Il progetto di fattibilità tecnica e economica, quindi costituire una base progettuale conoscitiva forte, e per realizzare i lotti funzionali prioritari che devono essere per ogni ciclovia almeno uno per regione. Lotti funzionali importanti perché devono riguardare nell'esteso, mettere a sistema delle estese significative di almeno 40 km. Non mi dilungo ulteriormente, solo sulla progettazione unitaria, appunto il progetto è in capo a Regione Lombardia, che appunto si avvale di infrastrutture lombarde che ha fatto la gara per l'affidamento della progettazione. Alcuni punti. Allora, noi siamo in una situazione in cui avete visto che il piano regionale della mobilità ciclistica, cioè la legge prevede un suo aggiornamento, anche se è del 2014, quindi diciamo non è così particolarmente datato, però sono successi dei fatti nuovi, quindi la nuova legge statale e le ciclovie, che hanno introdotto non solo critiche, alcuni spunti di riflessione sicuramente interessanti. Li chiamerei spunti di riflessione, anche se qui li abbiamo divisi opportunità e elementi di attenzione. Allora, il grande
elemento, grande valore aggiunto, la grande lezione imparata dalle ciclovie nazionali è questo: il fatto che ci sia una progettazione unitaria degli itinerari crea sicuramente una marcia in più al discorso, allo sviluppo dei progetti e delle connessioni ciclabili, quindi anche della ciclabilità. Il nostro piano già parlava di conferenze di percorso e anche di piani che dovevano riguardare la gestione e la manutenzione. Effettivamente l'esperienza delle ciclovie ci ha insegnato che è opportuno che questo strumento, anche in forma di tavoli di coordinamento di livello provinciale e di livello regionale, venga incentivato e sviluppato. Il secondo grosso tema, appunto, il sistema nazionale delle ciclovie turistiche come volano per lo sviluppo della rete ciclabile, ma anche eventualmente per un'integrazione o per un miglioramento dei percorsi ciclabili regionali previsti dal nostro piano, e itinerari ciclabili come elemento di sviluppo territoriale. Come la direzione per cui lavoro sostanzialmente si occupa di infrastrutture, quindi noi parliamo sempre in termini infrastrutturali, però è anche vero che appunto sempre più l'esperienza delle ciclovie, dei grandi itinerari ciclabili, dimostra come si